Di lei si sono perse le tracce da ormai 10 mesi. Una scomparsa avvolta nel mistero, quella di Manuela Possessi. Un giallo che però potrebbe trovare presto una soluzione. Tutto è ora affidato al ritrovamento di alcuni brandelli di vestiti che potrebbero appartenere alla donna, 58 anni, ticinese, scomparsa sul Monte Limidario, al confine tra l'Italia e la Svizzera, lo scorso 24 giugno. Era partita da Brissago per una gita in quota. Poi ha fatto perdere le sue tracce. Alcuni cacciatori hanno trovato dei frammenti di indumenti a circa 2,5 km dall'area interessata dalle ricerche, forse trasportati dal vento. Ora in quota c'è ancora neve, ma nei prossimi giorni in Svizzera ripartiranno le ricerche. Il mistero della scomparsa Emanuela pareva essere giunto ad una soluzione un mese fa. Esattamente il 12 marzo, quelle che inizialmente da lontano erano state scambiate per ossa di un cervo, alla fine si erano purtroppo rivelate essere dei resti umani. Erano state scoperte dagli agenti della Polizia Provinciale di Verbania, impegnati in un sopralluogo di routine per il controllo della fauna selvatica alle pendici delle rocce del Gredone, la montagna che sorvasta il paese vigezzino di Re ed è collegata al Limidario. Si era subito pensato a Manuela. Si trattava invece delle povere spoglie di Veronica Bencic, l'83enne triestina sparita nel nulla da Re il giorno di Ferragosto, dove era arrivata in pullman per un pellegrinaggio al santuario della Madonna del Sangue. Si avvicina il G7 di Taormina e le forze dell'ordine stanno già predisponendo le attività di controllo al confine svizzero. Infatti, con la concomitanza del G7, cioè il vertice dei ministri dell'economia degli stati più sviluppati, saranno intensificati i controlli di confine e quindi anche Ossola e Verbano subiranno più verifiche. Nei giorni scorsi è stato domodossolo Raffaele Cavallo, che comanda la zona Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta della Polizia di Frontiera. Un ritorno quello di Cavallo, che era stato comandare il posto di polizia di frontiera a Domodossola alla fine degli anni 90. Ma la sua non è stata una visita di cortesia, bensì di lavoro. Ha coordinato la riunione proprio in vista del G7. Si tratta dell'applicazione più rigida di controlli ai confini, oggi aperti visti gli accordi sulla libera circolazione di persone e merci. Apertura che però verrà di molto ridotta con l'arrivo in Italia dei ministri stranieri. Sono state date disposizioni sull'attuazione delle misure che entreranno in funzione a fine maggio ai valichi del Verbano, Cuso e Ossola. Controlli che nei giorni scorsi hanno visto la polizia fermare 2 congolesi non a posto con i documenti. Il primo era un 41enne che è stato denunciato perché ha mostrato dei documenti falsi. La seconda, una donna sempre congolese di 40 anni, è stata invece arrestata e poi rimessa in libertà poiché non c'erano elementi gravi per trattenerla. Aveva dato un passaporto falso che, ha detto, le era stato consegnato da un intermediario al quale aveva chiesto di prelevarlo in ambasciata. La donna risiede regolarmente in Francia. I richiedenti asilo per molti paesi, per molti comuni, sono un problema. Qui a Madonna del Sasso sono diventate davvero una risorsa, un esempio straordinario di come si possono integrare e aiutarsi vicendevolmente. Pensate un po', Madonna del Sasso ha appena 400 abitanti, suddivisi in parecchie frazioni, 445 sono gli abitanti a Boleto, che è la frazione principale, e di questi 145 abitanti ci sono ben 46 richiedenti asilo. Abbiamo detto al sindaco che non sono affatto un problema per voi, ma sono addirittura diventate una risorsa. Perché e in che modo? Ma lo sono diventate per la semplice ragione, così come sono tutte le persone, credo in assoluto, sono una risorsa se si sanno rapportare e sviluppare le loro potenzialità, le loro capacità. Sono una risorsa perché abbiamo trovato intanto la collaborazione di molti cittadini, anche giovani, eccetera, nel voler mettere in campo delle attività di carattere volontaristico. Insomma, c'è chi fa la scuola integrativa di italiano, c'è chi fa il corso di percussione, c'è chi fa gli orti, c'è chi lavora nei il volontario del soccorso dell'assistenza pubblica sud-ovest, c'è chi lavora per il comune, sono 4 persone che prestano la loro attività gratuitamente per il comune e stanno rifacendo tutte le ringhiere della provincia di Verbania e adesso in accordo con la provincia di Novara rifaremo anche le loro, sono più di 1 chilometro di ringhiere e non è poco. Io credo che davvero questa sia la dimostrazione
pratica di come le persone possono diventare davvero un aiuto alle comunità e non certamente un peso. Come è stato possibile realizzare un percorso così facile? Qualcuno sosteneva che, essendo Boletto 145 abitanti, una piccola comunità, ci si conosce tutti e forse aiutarsi l'un con l'altro e aiutare anche chi arriva da fuori è più facile. Esatto, hai detto bene, insomma. Poi c'è anche, devo riconoscerlo, il fatto che molti cittadini di questo paese hanno davvero il cuore in mano, così come si suol dire, e sono molto disponibili nei confronti di queste persone. E questa, vabbè, è una fortuna e di questo ne sono grato, insomma. Sono stati i giovani protagonisti ieri delle celebrazioni in occasione del 72esimo anniversario della liberazione nel VCO. A Omegna, come in questo caso, ma non solo. In tutte le piazze è stato sottolineato il ruolo delle giovani generazioni che raccolgono il testimone, la memoria e i valori di chi ha vissuto le vicende che hanno portato al 25 aprile. Criticando un po' la generazione dei miei genitori, i valori della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza, insomma i valori antifascisti non sono stati trasmessi così come era stato in passato. Allora c'è bisogno, per dare questa nota di speranza, di lottare ancora più forte per questi valori e cercare di trasmetterli nella loro integrità e pienezza, rifacendosi soprattutto alla Costituzione. Nel capoluogo cusiano, dopo la Santa Messa in parrocchiale, il corteo con la banda musicale ha raggiunto il Lungolago per l'omaggio al monumento ai caduti, poi discorsi sotto i portici del municipio che hanno visto protagonisti i componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi. Per me il 25 aprile rappresenta la nostra liberazione e libertà. Secondo me è una giornata da ricordare importante, sono stata felice di leggere questa cosa con la mia scuola. Per me la giornata di liberazione dovrebbe essere ricordata da tutti i giovani per il sacrificio che hanno fatto i partigiani 72 anni fa. Sì, celebrare la libertà che abbiamo adesso e che ci è stata data da gli italiani che hanno combattuto per liberarci. A Verbania si è tenuta la celebrazione provinciale con la partecipazione delle maggiori autorità locali, civili e militari. Alla funzione religiosa nella Basilica di San Vittore ha fatto seguito il corteo diretto al monumento ai caduti. L'orazione ufficiale, che si è tenuta sotto i portici del vecchio imbarcadero per la pioggia incombente, è stata affidata al verbanese Giacomo Molinari, vicepresidente nazionale di ACMOS, associazione di giovani nata nel 99 per il sostegno dell'inclusione democratica. Nell'intervento di Molinari, riferimenti ad alcune lettere dei condannati a morte, della resistenza italiana ed europea, al manifesto degli Stati Uniti d'Europa, all'estremista norvegese autore della strage in cui persero la vita un centinaio di persone. Un discorso che ha evidenziato gli ideali alla base della resistenza che portarono a sacrificare la propria vita per un futuro di democrazia e pace contro il nazifascismo da un lato, dall'altro le paure che tornano ancora oggi manifestandosi in episodi e in teorie ispirate alla discriminazione e alla violenza. Siamo a Domodossola, dove il corteo, partito da Piazza Repubblica dell'Ossola, ha sfilato lungo Corso Fratelli di Dio e Corso Ferraris, giungendo in Piazza Matteotti. In testa il gonfalone della città, medaglia d'oro al valor militare. Presso il monumento alla resistenza, l'alza bandiera, la deposizione della corona, il saluto delle autorità e l'orazione ufficiale di Giovanni Cerutti. Il presidente del VCO Stefano Costa ha letto il discorso che gli era stato preparato dal figlio Edoardo, 25 anni, parole scritte da un giovane per i giovani. Si parla di fragilità della memoria con riferimento all'attuale tema dell'accoglienza e sottolineando l'importanza dell'educazione. A volte finiamo per confondere il significato di invasore straniero, arrivando addirittura ad attribuirlo a un altro essere umano per la sola colpa di essere straniero e di trovarsi nel nostro paese. Lo chiamiamo invasore, dimenticandoci dei principi che abbiamo noi stessi deciso di incidere indelebili nella nostra Costituzione, si legge nel discorso. Si ricorda l'articolo 10, attraverso il quale i padri costituenti, molti dei quali freschi della condizione di esuli, decisero di dare diritto d'asilo a chiunque non abbia la fortuna di godere nel proprio paese delle libertà democratiche garantite dalla nostra Carta Costituzionale, libertà democratiche che sono diventate le pietre angolari della nostra storia e della nostra identità.
massima l'attenzione da parte della Biblioteca Ambrosiana per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione della statua di San Carlo Borromeo, il colosso che sovrasta la collina di Arona ormai da quasi 4 secoli. Ecco, avete esaminato attentamente quello che è lo stato del rame? Sì, ci siamo affidati ai massimi esperti a livello mondiale per quanto riguarda la verifica dello stato dei materiali, e adesso stiamo cercando di approntare un progetto da presentare alla sovrintendenza e avere un'idea dei costi complessivi che ci possono essere per poter poi andare alla ricerca di finanziamenti per dare inizio a un restauro. Ecco. Quanto potrà costare tutto questo intervento? Ma da stime approssimative che abbiamo fatto siamo intorno al 1,5 milioni di euro circa. La sorpresa quando ho visitato alcuni mesi fa la statua fu di vedere che fra il rame e il ferro non ci sono problemi di corrosione. E ho fatto una proposta alla European Copper Institute, che è la federazione dell'industria di rame in Europa, di cominciare un piccolo progetto per capire perché abbiamo questa situazione eccezionale. Io devo dire che l'European Copper Institute è d'accordo a pagare alcuni soldi. L'analisi sarà poi affidata al Politecnico di Milano? Sì, noi abbiamo un laboratorio specializzato in analisi non distruttive e microinvasive sui beni culturali e quindi faremo proprio l'analisi dello stato di conservazione, i problemi di corrosione legati sia alle parti in rame che alle parti in ferro. Poi curerete chiaramente anche quello che è il rapporto di un'eventuale ristrutturazione? Sì, stiamo già discutendo con l'architetto sulla possibilità, si spera, di riuscire a organizzare un cantiere pilota, quindi anche interagendo con i restauratori, possibilmente per valutare le varie metodologie di intervento, quindi su un'area ridotta, in modo poi da fare un più efficace progetto per l'intervento. La legge prevede sostanzialmente una modifica molto semplice, senza alcun costo, all'articolo 148 del Codice della Strada. Attualmente l'articolo 148 del nostro Codice della Strada prevede che in fase di sorpasso il veicolo che effettua la manovra di sorpasso debba mantenere dal veicolo superato una distanza che viene definita adeguata. È chiaro che adeguata vuol dire poco. La modifica riguarda essenzialmente il sorpasso solo dei velocipedi, che così definisce il Codice della Strada, perché è rivolta a tutte le biciclette. Ecco, non vorrei si cadesse nell'equivoco che sia rivolta solamente a chi va con la bici da corso o con la mountain bike. È rivolta a tutti gli utenti della strada, a maggior ragione quelle fasce ancora più deboli come i ragazzini, come le mamme, le nonne, insomma chi utilizza la bicicletta. Quindi noi chiediamo che sia inserito sostanzialmente il comma 3 bis, il quale prevede che in caso di sorpasso di un velocipede la distanza minima laterale da tenere è quella di 1,5 metri. Faccio l'avvocato del diavolo, ma quando ci sono i classici gruppetti di ciclisti in 3, 4, che tutti gli automobilisti maledicono? In quel caso, quando sono 3 o 4, chi infrange il codice della strada deve essere multato come qualsiasi altro utente della strada. Come hanno diritto di utilizzare la strada le autovetture, le moto, ce l'hanno le biciclette. Come devono rispettare il codice della strada le auto e le moto, lo devono fare anche i ciclisti. Quindi in quel caso, se infrangono il codice, ben vengano le multe. Una 2 giorni importante sul Lago Maggiore tra Cannero e Cannobbio per parlare di iniziative importanti con al centro comunque sempre i borghi, che sono una risorsa fondamentale del nostro paese. Sì, è una grande soddisfazione, una grande opportunità, l'abbiamo ricercata, voluta fortemente grazie al lavoro anche del nostro assessorato al turismo, e abbiamo proprio voluto fare questa cosa, portarla avanti insieme congiuntamente con Cannobbio, col comune di Cannobbio, perché già da alcuni anni si lavora in squadra per fare promozione, per lavorare sulla promozione turistica. Quest'anno portiamo gli amici dell'associazione Comuni Bandiera Arancioni, che sono qui riuniti per l'Assemblea Nazionale, ai castelli insieme, proprio per far diventare questo simbolico punto di incontro, di una sinergia, di una collaborazione che io ritengo fondamentale. Cannobbio e Cannero possono presentare un prodotto integrato
che va a creare un brand e che spero diventi anche un brand del Lago Maggiore, perché il turismo lo si fa se riusciremo tutti insieme a costruire il brand del Lago Maggiore. Le bandiere arancioni sono molto importanti in tutto il VCO, ce ne sono 6, avete scelto Cannero e Cannobbio per questa riunione e poi per l'assemblea. Sì, noi tradizionalmente dal 2002, da quando nasce l'associazione Paese Bandiere Arancione, ogni anno facciamo l'assemblea itinerante. Centro, nord, sud Italia, decidiamo l'anno prima dove essere ospitati e questa volta siamo qui a Cannero e Cannobbio perché sono i sindaci ci hanno chiesto di essere presenti e noi ben volentieri visitiamo questo territorio che è molto bello e devo dire due comuni meritevoli della bandiera arancione. Chiaramente le città importanti come Roma, Firenze, Venezia la fanno sempre da padrona, ma c'è molta più attenzione adesso, specialmente al turista straniero, della ricerca della tranquillità dei borghi, la scoperta del borgo ed è un tessuto economico importante perché nei borghi che si rivitalizzano vuol dire anche creare posti di lavoro soprattutto per i giovani, quindi il recupero del prodotto tipico del territorio, il mantenimento del territorio stesso e quindi va di per sé che è un'importante occasione di promozione non solo del territorio stesso ma dell'Italia tutta. Con mariti e mogli sul palco Monica Guerritore e Francesca Reggiani si è chiusa sabato scorso la stagione teatrale della Fabbrica di Villa D'Ostola. Ha raggiunto il 95% il gradimento del pubblico per la commedia di Woody Allen che ha portato in scena un girotondo amoroso in cui Cupido, bendato e sbadato, si è divertito a scagliare frecce e far nascere amori, divorzi e non solo. L'epilogo di una stagione da incorniciare che dalla Fabbrica definiscono esaltante con spettacoli di alto livello artistico e un numero di presenze quasi sempre al limite della capienza del teatro che non possono che lasciare soddisfatta l'organizzazione. Anche nei giudizi che chiediamo alla fine di ogni spettacolo al pubblico, aggiunge l'assessore alla cultura Marcello Perugini, abbiamo avuto riscontri eccellenti. Come annunciato nel corso dell'ultima serata, siamo già al lavoro in avanzata fase di definizione degli spettacoli della prossima stagione e la prossima sarà una stagione importante perché ricorre il ventennale di attività della Fabbrica. Perugini annuncia qualcosa di veramente speciale. Soddisfazione anche a nome della giunta comunale, pure dal sindaco Marzio Bartolucci che esprime il più vivo ringraziamento a pubblico, sostenitori e a tutti coloro, dipendenti e volontari, che operano con entusiasmo per la realizzazione dei programmi. A proposito di gradimento, curiosando tra i vari spettacoli del cartellone 2016-2017, vediamo che quelli che più sono piaciuti, tutti con il 98,10% di gradimento, sono stati il primo, Una giornata particolare, con Giulio Scarpati e Valeria Solarino, il capolavoro di Agatha Christie, 10 piccoli indiani con il finale originale, e Ieri è un altro giorno, con Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione e Milena Miconi. Il gradimento più basso, ma comunque dell'82,8%, è stato per Spirito Allegro con Leo Gullotta. Ricordiamo che la Fabbrica chiude con un fuori programma che già a poche ore dall'avvio della prevendita dei biglietti aveva fatto registrare il tutto esaurito. Lo spettacolo Ormai sono una MILF con il noto comico Angelo Pintus in programma domenica 30 aprile con inizio alle 21. È l'unica chiesa in Italia dedicata a San Filiberto ed è qui a Pella. Non è solo uno splendido panorama, ma è molto di più perché è un monumento di straordinario valore. Però purtroppo i 1000 anni di questa chiesa si avvertono tutti. Lo possiamo vedere da queste impalcature che adesso tengono su un pezzo di facciata. E purtroppo il rischio di danni ci sono, sindaco. Sì, ci sono certamente, anche perché è vero che è dell'anno 1000, però la parte che si è incrinata, diciamo così, è del 1600 e quindi è stata aggiunta a una chiesa già esistente e probabilmente il terreno poi in quei secoli non è che abbiano fatto delle grandi opere di sottomuratura, cosa che invece questa chiesa sia la parte iniziale, il campanile, è sorta su un qualcosa già di esistente, di epoca romana. Quindi questa è più solida, quella adesso stiamo vedendo cosa fare per renderla solida anche quella. Avete già fatto un calcolo di quanti soldi ci vogliono? Ma mal contati un 50.000 euro. Cercheremo innanzitutto con delle feste per poter cominciare a pagare i tecnici che stanno facendo tutta l'operazione e poi come sempre
batteremo cassa tutti quanti, in modo particolare gli industriali della zona e spero anche nelle banche. Un paese in festa domenica a Pella, festa per dare il benvenuto alla primavera in qualche modo, festa di fiori, festa di... però soprattutto per cercare di raccogliere fondi per sistemare la chiesa di San Filiberto. È vero, allora questa è la seconda edizione, sarà Fiori Colori del Lago come l'anno scorso, con un'edizione country. I fondi raccolti, quello che raccoglieremo sarà destinato a mettere a posto questa chiesetta che ci teniamo tantissimo, noi e il nostro gruppo sempre della famiglia Alzese. Ricordate Carnevale? Beh, è passato da un pezzo, però qualcosa è rimasto, che non è solamente la festa, ma il gesto di solidarietà che i giovani di Ablo hanno voluto fare. Infatti il ricavato delle feste del Carnevale organizzate da loro le vediamo oggi qui a scuola, alla scuola Beltrami. Beh, un'iniziativa che rientra un po' nella vostra filosofia, voi fate tante manifestazioni, organizzate tante feste, forse non sempre la gente che viene, che beve la birra e che si diverte sa che quello che voi raccogliete viene dato in beneficenza. E stavolta in che modo l'avete fatto, Riccardo? Stavolta l'abbiamo fatto nel modo più pratico, abbiamo comprato dell'attrezzatura per questo ragazzo meno fortunato che grazie al nostro amico Filippo ci ha consigliato di donare a lui. E cosa avete acquistato questa volta, Riccardo? Una palla medica, penso sia, una palla dove lui ci può giocare e comunque fare degli esercizi, un tappeto che rimane anche qua a scuola per chi poi ne potrà usufruire oltre che a lui, e un imbrago che serve per dei movimenti che deve fare. Beh, allora un bel gesto questo, che credo emozioni un pochettino anche il dirigente scolastico. Certo, è un bellissimo gesto, in primo luogo perché è un dono e i doni si fanno alle persone e a chi si vuole bene. Ecco, quindi questo qui è un bellissimo segno che la società civile, Ablo in particolare in questo caso, è un segno di voler bene alla scuola. Questa istituzione che non è solo uno spaccato di una società, ma è un simbolo di una comunità. È una comunità dove ognuno di noi è diverso dall'altro e ognuno di noi però è importante. Anche Monteschino è un comune cardioprotetto. Sì, finalmente sì, questo grazie alla collaborazione tra ASL, Associazione Amici del Cuore, la Casa di Riposo di Monteschino e il Comune di Monteschino, che mettendoci assieme abbiamo potuto mettere a disposizione questo apparecchio 24 ore al giorno per tutta la popolazione. È quindi un apparecchio non solo per la casa di riposo, ma lo spiegavi prima, anche per le squadre di calcio che gioca a Monteschino, per tutto il centro del paese. È soprattutto rivolto, diciamo, a tutta la popolazione, la squadra di calcio che per potersi iscrivere al campionato deve avere a disposizione questo tipo di apparecchio e diciamo la convenzione o comunque la collaborazione con la casa di riposo è proprio perché è una casa che è aperta 24 ore al giorno e si sono messi a disposizione, di questi li ringraziamo, al servizio della popolazione. Un altro servizio in questa casa di riposo che di servizi ne fa già tanti. Noi siamo molto lieti di ospitare il defibrillatore qui perché questa è una casa di servizio per gli anziani e per la popolazione della valle, quindi in questa direzione va l'idea di avere nuovi servizi e sono state formate in tutto 7 persone, 2 lo sono già nel comune di Monteschino e credo che siano numeri importanti per far sì che questo strumento sia efficace quando mai ce ne dovesse essere bisogno. Ecco, questa casa di riposo, oltre ad essere una, diciamo, semplice tra virgolette casa di riposo, cosa fa d'altro? Diciamo che è proprio una casa per tutta la popolazione della valle, quindi eroga servizi a sostegno della domiciliarità, tipo la consegna dei pasti, garantisce la possibilità delle persone che abitano in valle di eseguire gli esami ematici presso la nostra struttura e gestisce la mensa per la scuola elementare e per la scuola primaria del comune di Monteschino e dà la possibilità ai ragazzi di svolgere l'alternanza scuola-lavoro e ha molto volontariato che collabora nell'organizzazione dei servizi. Credo che questo sia significato di essere casa, e cioè un luogo dove si può entrare ed uscire liberamente per instaurare relazioni, amicizie, servizi e tutto quello che può servire alle persone per stare bene. Prosegue, grazie agli amici del cuore, il progetto di scuole cardioprotette, questa volta anche peraltro in collaborazione con il Kiwanis. Dottore, ecco, importante questo vostro programma. In effetti stiamo ottenendo una grande risposta da parte dei ragazzi delle scuole del VCO. Nel corso dell'anno riusciremo a formare 380 ragazzi,
che in base alle recenti disposizioni regionali non dovranno più fare corsi di aggiornamento per l'uso del defibrillatore e avranno quindi un brevetto valido per tutta la vita. Il progetto provvede alla conclusione della fine 2017 che tutte le scuole secondarie siano cardioprotette e gradualmente nel tempo tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dovranno avere a disposizione un defibrillatore. Questa volta abbiamo avuto la collaborazione del Kiwanis con il dono di un defibrillatore per la scuola Gobetti, specificamente qui di Omegna, e quindi abbiamo accolto l'occasione perché è un progetto di ampio respiro che evidentemente potrà e dovrà assolutamente continuare. Ecco l'iniziativa che si inserisce, possiamo dire, nell'offerta formativa dei ragazzi come uomini e non solamente come studenti, quella del defibrillatore nelle scuole. Certo, è molto importante, alle scuole si addebitano oramai molti incarichi, questo però è uno dei più importanti perché è a presidio della salute di tutti, i ragazzi hanno imparato a usare il defibrillatore, quindi portano con sé l'esperienza e le conoscenze che hanno acquisito e il defibrillatore verrà collocato nella scuola tra l'edificio scolastico e la palestra nel corridoio in modo che possa servire a tutti. Poi diventerà una formazione a rotazione, i ragazzi di questo anno in qualche modo stimoleranno anche la partecipazione della prossima serie di ragazzi e conseguentemente questa formazione porterà poi ad avere una base di cittadini che avranno una sensazione, una sensibilità, una responsabilità nei confronti degli altri che è di tutto rispetto.